Quando apre la Biennale sono dei giorni particolari perché la città si riempie di gente strana. La Biennale è come una sorta di malattia esantematica che fa sì che tutta la città si riempia di puntini contrassegnati da infiammazioni d'arte. I don't know if I'm a bit dramatic on this, but it looks like a bit like art fashion. Ogni artista, soprattutto quello che sta facendo la cosa nuova, investe tutto se stesso, e quello lo vedi a Venezia più di altre volte, perché non è una piattaforma che ti permette di sbagliare. First of all, you have to work with the limitation. You have to divide yourself in curator, in producer, in enrichment, which is impossible, in artist, which is 1% of everything. La Biennale utilizza il brand Venezia, ma le risorse che questo brand attrae poi sono risorse che vengono di fatto privatizzate, certamente non vengono usate per il bene comune della città. Oe. Ciao! Il 40% degli appartamenti veneziani è in mano a Cesa. Quindi qua per avere una casa a pochi schei bisogna che ti vada a messa per 10 anni. È un paradosso incredibile. I turisti che ci fanno vivere paradossalmente ci stanno facendo morire, perché le strutture turistiche stanno prendendo piede in tutta la città e stanno scacciando tutte le attività per il cittadino. Faccio l'esempio, i negozi di alimentari che chiudono e al loro posto aprono negozi di maschere e vetri. I turisti, anche quelli che vengono per la Biennale, vanno sempre preparati e vanno informati che loro stanno andando sì in un posto per visitare una mostra importantissima, ma vanno anche in casa d'altri, dove persone vivono la loro quotidianità, portano i figli a scuola, vanno in banca, vanno a fare le spese. Però c'è da dire che sono dei giorni in cui la città si vede molto viva. Anche i giardini della Biennale che sono usati esclusivamente in quel periodo lì, poi il resto dell'anno rimangono chiusi. Se la Biennale fosse aperta sempre, sarebbero uno spazio aperto ai cittadini e ai visitatori di Venezia. Siamo in un giardino, in teoria pubblico, in realtà appunto chiuso da cancelli perché questo è il territorio della Biennale. I giardini pubblici sono stati voluti da Napoleone per creare anche a Venezia uno spazio verde come era in voga all'epoca nelle grandi capitali europee. Nel 1895 l'allora sindaco di Venezia, Riccardo Selvatico, pensò di lanciare un'esposizione fissa internazionale d'arte contemporanea. Venivano invitati artisti di tutta Europa, per cui c'erano sale in cui esponevano artisti inglesi, artisti francesi, assieme a quelli italiani. I primi paesi che decisero di avere un proprio spazio espositivo furono le grandi potenze economiche coloniali dell'epoca, europee dell'epoca. Si vede arrivare il Belgio, l'Olanda, l'Ungheria, la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Il paese, avendo il proprio padiglione, si pagava la propria mostra e se la gestiva da sé. We completely run the British Pavilion from the British Council. It's our showcase project. But this project is quite unique because it's the one that we completely control in some ways. We manage the building, we manage the budget. The way that we select the artists each time is that we work with an independent panel of 8 curators, directors, and usually a critic or someone from the press. We work basically through an ongoing discussion where everybody puts forward their names and makes a presentation for the artists that they're suggesting. And then we can continue around until there's just one name left. And that year, this year, that name was Jeremy Deller. The budget is £250,000, and that covers everything from the creation of the work to the installation in Venice. So the way that we always work with artists is that we'll commission it, and then if the work is sold within a certain period, we would reclaim back the costs of the production. We try to keep the information about the British Pavilion exhibitions a real secret until the opening days, and we found that's just the
best way to promote the exhibition when it opens, but it's also the fairest thing for the artist, because during an installation, especially when you're making new work, you can change your ideas all the time, and so we like to give that ultimate flexibility to the artist. With the installation, we work with a combination of technicians from the UK, so from our British Council team, but we also work with a local maintenance team who are on site here in Venice. Ci sono dei clienti nordici che hanno le idee molto chiare, ma comunque dal momento in cui incominciano a fare la Biennale, non so perché, un po' le scorreggia il cervello a tutti. Un po' per le location, è un po' perché vogliono comunque esagerare, poi vedono il padiglione a fianco, c'è una competizione che di fatti esiste, perché comunque c'è la premiazione a un certo punto del miglior padiglione. Quindi per quello si tengono tanto i segreti. Poi spesso perché l'artista non sa che cazzo deve fare. Cioè, o quantomeno all'ultimo minuto quello che era il suo progetto cambia. Siamo contrari noi retaggisti, perché è una cosa che praticamente sta portando una bassissima qualità di lavoro. E purtroppo questa cosa qua si vede sempre di più. Cioè, quando chiami, che ne so, quattro saggisti che ti danno una mano, ma non ti servono un cazzo. Sì, ti puoi far fare i panini, che cazzo ne so. Il problema è che ci siamo ritrovati, non dico nome, ma diversi padiglioni ultimamente con questa formula di non pagare la gente, praticamente alla fine si ritrovano una settimana prima della presentazione che sono indietro di un mese. Ogni singolo padiglione è come se fosse una specie di scatola blindata, cioè finisce la Biennale, disallestisce, copri le pareti perché ci sono i vandali che rompono vetri e quindi ti ritrovi a dover richiudere il posto, presentarlo vuoto per l'anno successivo, poi hai una preparazione a lungo termine che rimangono 4 mesi vuoto, poi incominci a smontare le coperture, cominci a allestire all'interno e poi questo qua, secondo delle richieste dell'artista, vai a seconda dei ritmi che ti danno loro. Dentro Palazzo degli Armeni, lateralmente, stiamo facendo un allestimento. Abbiamo fatto un super lavoro perché abbiamo fatto tutto il pavimento tipo in mosaico. Figo, non male. Secondo me anche rende un po' l'idea del vecchio, il nuovo, cioè il palazzo semi fatiscente con il super allestimento che costa quanto il palazzo in pratica. I think this place has a very special atmosphere. And the building is also quite interesting because it's a kind of a hodgepodge of a lot of different buildings, different functions, different times. It's an old lavanderia, so it has this history of labor and service. The construction that I've made in the space is kind of the opposite of that. It kind of refers to an 18th century pavilion, so is more sort of symbolizing kind of leisure and power and everything that the pre-existing building does not. When I have been here before, it's usually been during the Biennale to have parties and look at art and, you know, and so I've associated Venice very much with that. This time that I've been in Venice, I've really come to realize that you can so easily exit the mega tourism in the city. You just take a few steps and you're out of it and you're like, where I live, for example, in Castello, I'm in an area where, you know, you have a sense that people have lived like this for hundreds of years. L'arte contemporanea si adegua molto ai diversi luoghi, per cui qui che ci troviamo in questa geografia di paesi diversi, dove ogni paese appunto presenta non proprio l'identità nazionale, ma piuttosto l'immagine del proprio paese all'interno di un contesto dell'arte internazionale. L'identità nazionale dei padiglioni è un argomento molto interessante perché da una parte per certi versi è un po' obsoleta questa caratterizzazione nazionale in un padiglione. Il lato importante, secondo me, di questa divisione in azioni della mostra di Venezia è legata anche alla responsabilità dei vari paesi nella sovvenzione, nel sussidio dell'arte contemporanea. Yeah, I worked with Lorenzo a few times before, and I made some books with Lorenzo. I have a small publishing company called Roma Publications, and so we worked together already a few times, and he asked me to represent Holland, and in a way, not so difficult to make an exhibition. I just get the floor plan of the Rietveld Pavilion, and I
just decided what I wanted to show, and it was exactly what's here. And it was very easy. You know, this is like wet clay, and here, and the figure. But this one I made 2 years ago. You know, this pavilion is really, it's like a light machine. And so I chose the works that I wanted to show because of the architecture, you know, like, you know, here it's good to have something, and there it's good to have something like that. This is a work that I made, I think, 21 years ago. But it looks like wet clay, but it's painted bronze, shown in a supermarket in Venice. And another one will be shown at the same time in MoMA in New York. Like this piece, it's too big. This is I finished 1 week ago, so I prepared everything at home, and for the opening I will come and in the end to get my things back. Hey. Had jij nog die leeuw speld? Ja, die heb ik hier, hè? Ja, want ik heb nog twee zulke. En die? Twee zulke. I can show you something. Sometimes you make things together. This something in her. Ah, I know. See. This we made together. A map of the world. And I made the draft of the world 3 times, and Thomas painted it yellow. One. Chi ha il padiglione ai giardini non paga. I paesi che non hanno un padiglione istituzionale dentro queste zone e lo vogliono avere fuori, devono pagare una cifra variabile che è attorno ai 20-25 mila euro per potersi avvalere del sistema di comunicazioni e di ufficializzazione della Biennale. Questi 20-25 mila euro che vanno nelle tasche della Biennale servono alla Biennale, però spesso vengono tolti, sottratti a paesi che hanno qualche difficoltà economica. Nell'ambito della crescita della città c'è stata proprio anche questa nascita di tanti centri più o meno autogestiti. Di solito hanno una base di proprietà del comune, quindi un luogo che è di proprietà del comune, che è stato o assegnato o occupato. La Biennale fa questo servizio che secondo noi, insomma, è molto utile, è una bacheca gratuita sul loro sito biennale dove chiunque, da privati a fondazioni a musei, si può iscrivere dando una foto dello spazio, la descrizione dello spazio, la metratura, i servizi che ci sono, cosa c'è, se è presente il bagno, gli accessi, tutta quella che può essere la descrizione di uno spazio. Quindi chi cerca uno spazio da eventi collaterali a paesi che non hanno padiglione ufficiale all'interno dei giardini sa che comunque il primo step può essere quello. Fin da quando siamo nati in realtà abbiamo ricevuto tantissime richieste di affitto spazio per mostre abbastanza impresentabili, orribili o cose che non ci interessavano, perché poi alla fine funziona così a Venezia, no? Cioè tutto viene affittato, soprattutto durante la Biennale dove c'è il panico dello spazio. In sé la Biennale per noi è un gran supporto alla programmazione del resto dell'anno o di perlomeno poter mantenere un spazio, perché è uno spazio privato. Noi appunto riceviamo comunque dei soldi che come organizzazione no profit reinvestiamo tutti nei progetti e nelle spese che abbiamo da sostenere durante l'anno. Ci sono tante persone che lavorano coscientemente qua a Venezia e c'è tantissimo sforzo di gente indipendente che lavora super seriamente fuori dalle istituzioni, senza magari entrare in un underground, entrare in una spazi occupati, eccetera, eccetera, anche se ci sono, e c'è della gente che lavora con una forma seria.
In Italia non c'è un vero museo di arte contemporanea che possa dirsi un punto di riferimento. L'Italia nel mondo dell'arte contemporanea ha la Biennale e la deve curare come se fosse un gioiello. Detto questo, per me che insisto su questo territorio, cioè che lavoro qua, la Biennale è anche qualcosa che va contrastato. La contrasto io dal punto di vista di una istituzione ufficialissima e la contrastano, con mio piacere, anche un sacco di altre istituzioni piccole, autogestite, che la contrastano in una maniera diversa, con fondi diversi, magari anche con un atteggiamento politicamente molto più aggressivo. Ma è giusto così, penso che la Biennale non sarebbe così vitale se non ci fossero delle pulci intorno che la punzecchiano di qua e di là. Cioè, la Biennale è un mastodonte, cioè è una fondazione di diritto privato a partecipazione pubblica, dove c'è dentro dal Ministero dei Beni Culturali fino al Comune. Io credo che sta alle persone che vivono, lavorano a Venezia di trovare delle soluzioni di interlocuzione con la Biennale, a volte di interlocuzione, a volte di contestazione. A noi del Sali interessa marcare una differenza proprio biopolitica rispetto a quello che ci sta intorno. A noi interessa dire attraverso questo spazio che l'arte è cosa viva e critica viva.